Anche i Seekers, come moltissimi altri Transformers, ebbero origine molto prima della serie dei Transformers. Nacquero infatti con la linea di giocattoli dei Diacloni. Fu da questa linea che la Hasbro intravide subito le loro grandissime potenzialità e decise così di introdurli all'interno della serie Transformers. I Seekers al comando di Megatron conferivano ai Decepticon la supremazia nei cieli. Nella loro reincarnazione terrestre, infatti, impersonavano degli F-16 potentissimi e velocissimi. Erano quindi fisicamente tutti e tre uguali tra di loro, ma cambiavano principalmente per il colore. Starscream era il capo squadriglia e poi c'erano i due subordinati, Skywarp e Thundercracker, che erano rispettivamente il bianco, il viola e il blu. I tre modelli che prenderemo in esame oggi sono prodotti dalla Deformation Space, la quale ha preso letteralmente alla lettera il fatto che questi Seekers erano uguali tra di loro, a tale punto da fare tutte e tre le scatole dei personaggi uguali tra di loro e renderli praticamente irriconoscibili e indistinguibili tra di loro. Ed eccoli qua i nostri Seekers Masterpiece. Il primo che andiamo a vedere è Starscream, il quale sicuramente mi piace per l'accoppiamento cromatico del bianco, del rosso e del blu. Sono tutti colori fantastici, subito si vede che sono dei colori opachi. Anche qua nel caso di Skywarp e di Thundercracker, tutti colori opachi, molto belli, perché comunque hanno dei tocchi di colore anche lucidi sulla punta delle ali. Sono pesantucci. Li estraiamo dalla confezione e iniziamo a dare un'occhiata più da vicino. La confezione non è che contiene molto, perché sono essenzialmente pochi gli accessori. Abbiamo una coppia per ogni Seekers di questi blaster che si vanno a collocare sulle braccia, mentre invece nella modalità alternativa vanno fissati sotto le ali. Ed eccoli qua in tutto il loro splendore. Partiamo con una panoramica delle figure. Quello che colpisce sicuramente è la somiglianza con il cartone, quindi da questo punto di vista Deformation Space ha fatto veramente un ottimissimo lavoro. E anche i colori, che sono dei colori pastello e anche opachi, si bene addicono con la Toon Accuracy. Quello che rende sicuramente meno in video, ma che poi dal vivo invece lascia realmente senza fiato, è proprio Skywarp con il nero ed il viola, ma questa profondità di nero opaco veramente è un qualche cosa di eccezionale. Gli accessori, ripetiamo, sono ben pochi, tra i quali troviamo una coppia di visi alternativi con una faccia sorridente, arrabbiata, mix di ghigno per l'altra. Sono tutte identiche tra di loro, tranne le facce di Starscream, che sono di una tonalità di grigio più scuro rispetto agli altri due. Un manualetto di istruzioni uguale per tutti,
quindi anche se avete un altro che non sia Starscream, vi beccate le istruzioni con Starscream, istruzioni che tutto sommato non sono male, ma la trasformazione di questi personaggi è abbastanza complessa e quindi magari forse sarà il caso di aiutarsi con qualche video. Allora prendiamo un attimo il contatto con il modello più da vicino e si sente sicuramente il peso. Osserviamo anche la parte posteriore, dove ci sono un po' di viti in giro, ma neanche troppe. I piedi sono in metallo, questa parte qua è interamente di metallo, e ci deve essere dell'altro metallo anche in giro sul frame, perché il peso diciamo che non è trascurabile, non è dei più elevati, ma comunque è un peso che sta attorno ai 450 grammi. A livello di articolazioni è molto dotato, ha una articolazione della spalla che gli consente anche un movimento di butterfly. Doppia articolazione al gomito che gli consente una chiusura totale del braccio in questo modo. Poi abbiamo una mano con dita interamente articolate. Il pollice ha una doppia articolazione, mentre le dita articolate singolarmente hanno meno punti di snodo. Poi abbiamo la possibilità di ruotare il polso, è un po' duretto da nuovo, e poi il braccio al di sotto della spalla può anche ruotare, consentendogli anche questa posizione iconica di attacco con il mitragliatore collocato sulla parte laterale del braccio. Il torso può ruotare in questa maniera, non in una maniera eccessiva perché poi ci sono le ali che danno impedimento, e un leggero ab crunch. Poi passiamo alle gambe, possiamo aumentare la loro estensione nelle anche aprendo questi pannellini nella parte anteriore, nella parte laterale, mentre la parte posteriore è fissa. Quindi abbiamo recuperato parecchio spazio che ci consente un'escursione più che buona delle anche, un'escursione che non ci servirà poi mai per effettuare le nostre pose, perché non arriveremo mai a queste angolazioni così estreme, però anche questo modello, come tanti altri, è in grado di farli e quindi ne prendiamo atto. Dopodiché anche il ginocchio ha un doppio punto di articolazione e quindi può essere chiuso quasi totalmente prima di incontrare l'ala che gli impedisce di andare ulteriormente. Sul piede mobilità laterale come al solito, quindi nessun problema per le pose più dinamiche per quanto riguarda questo modello, estremamente posabile, con delle articolazioni anche a cricchetto, in alcune si potrebbe anche indurire un pochettino il movimento, però è estremamente piacevole da maneggiare e da posare. Andiamo a vedere anche l'altezza del modello, che è di 24 cm, quindi un masterpiece abbastanza altino, ed anche il peso. Per quanto riguarda il peso abbiamo 451 grammi, gli altri sono lì, differiscono veramente di 1, 2, 3 grammi, ma penso che dipenda più dalla costruzione che peraltro. Abbiamo poi un kit di aggiornamento per abbellire ulteriormente la parte posteriore di questi modelli e renderlo ancora più pulito. A mio avviso diventano in questa maniera i migliori Seekers attualmente in commercio oppure mai prodotti, perché ottengono una pulizia di linee veramente notevole e secondo me surclassano nettamente anche i Takara ufficiali 2.0,
con una spesa per quanto riguarda questi modelli tutto sommato contenutissima, perché ai prezzi attuali in cui si trovano ora siamo attorno ai 70-80 euro, mentre invece all'uscita stavano di poco al di sopra dei 100 euro l'uno. E questo kit di aggiornamento invece costa all'incirca una 20-25 euro con le spedizioni, ma quello che riescono a dare al modello sono veramente fondamentali secondo me, perché rendono una pulizia della parte posteriore veramente invidiabile. È costituito quindi da un pezzo principale centrale che va a coprire tutta la parte quindi centrale del busto. Per installarlo si debbono abbassare leggermente queste punte delle prese d'aria del jet e poi basta avvicinarle in posizione molto intuitiva, agganciare anche il dentino posteriore e va, in men che non si dica, al suo posto. Guardate già che impressione. Poi abbiamo quest'altro pezzetto che va a coprire la parte qui sotto del bacino, nella parte posteriore, e rende il tutto molto più armonico e proporzionato. E poi abbiamo queste cover per le ali. In questa maniera andiamo a rendere uniforme le ali sia nella parte anteriore che quella posteriore, andiamo a coprire buchetti superflui, quella vite grande del movimento, e poi la parte posteriore dei flap che sono ripiegati sulla parte posteriore dell'ala. E facendo questa operazione quindi otteniamo una linea sicuramente più pulita e degna di nota, perché così il nostro Seekers sarà bello tanto nella parte anteriore quanto nella parte posteriore. E quindi è stata veramente una pensata ottima secondo me di realizzare questi kit di aggiornamento, che poi sono usciti quasi in contemporanea con i modelli, quindi la cosa mi fa pensare che siano prodotti direttamente dalla Deformation Space, anche se sulla scatola abbiamo visto che c'è un altro marchio ancora, ma potrebbe essere una strategia. Allora, vediamo poi la differenza palese tra la presenza e invece l'assenza del kit. Guardate che differenza veramente plateale secondo me, non ci sono paragoni, molto meglio. E quindi io credo che sia d'obbligo investire su questi kit di aggiornamento. E quindi andiamo a vedere anche gli altri due kit di Skywarp e di Thundercracker, e vedete come anche loro finalmente con questo kit siano molto più belli ed eleganti anche nella parte posteriore. E secondo me, lo ripeto, sono attualmente i migliori Seekers che si possono prendere, anche tenendo conto del prezzo, molto 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 competitivi. E quindi avere un trio delle meraviglie con una spesa tutto sommato anche contenuta è finalmente possibile. Per importanza del personaggio sicuramente quello da avere assolutamente in quanto capo dei Seekers è Starscream assolutamente, però a livello proprio di impatto visivo Skywarp è veramente qualcosa di eccezionale. Questo connubio tra il nero e il violetto sono qualcosa che rubano veramente la scena. Vederli così tutti e tre affiancati dal vivo fa veramente tutto un altro effetto che rispetto a vederli in video. Bene, prima di poterli esporre in vetrina non resta nient'altro che marchiare il bestiame. Apponiamo quindi i loro decals di fazione
Vediamo anche una comparativa con altri modelli per renderci conto delle loro proporzioni e delle loro dimensioni assolute. Cyclonus e Galvatron. Perceptor 2.0. Blaster. Ratchet. Optimus Prime. Hoist. Diverge. Drax. Bene, finalmente ho avuto il tempo per fare un mega unboxing di gruppo. Sono forse un paio d'anni dalla loro uscita che ce li ho pronti per essere montati ed esposti in vetrina, e finalmente oggi quel giorno è arrivato anche per loro. Parlando del loro alt mod, anch'esso è veramente molto riuscito, perché sono dei bellissimi modelli di aereo, come possiamo vedere qui da queste foto, in cui la parte robotica è quasi del tutto occultata magistralmente. Si vede solamente nella parte bassa del velivolo la parte del petto, che lascia subito come riferimento la parte robotica una volta che la si conosce, ed è purtroppo la trasformazione l'unico grande tallone da killer di questi modelli della Deformation Space. Sì, avete capito bene, tallone da killer, perché questa trasformazione vi letteralmente stravolgerà e vi ucciderà in alcuni casi, perché è molto molto complessa e macchinosa, secondo me. Nulla di impossibile, ma non certo friendly. Mi auguro a questo punto che Deformation Space, o con quale altro nome voglia chiamarsi, possa realizzare finalmente dei Coned fatti come si deve, che mancano sul mercato, e magari anche dei Seekers in modalità cybertroniana degni di questo nome, che mancano tra le terze parti, e veramente sarebbero una chicca da avere in collezione. Bene, con questo video abbiamo terminato l'illustrazione di questo prodotto della Deformation Space. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento e ci vediamo al prossimo video. Da Robots GT è tutto, a voi tutti, ciao ciao! Or next to us.